Ludovico, il più anziano dei Carracci, modificò in modo radicale e irreversibile il corso dell'arte italiana sul finire del Cinquecento e preparò le basi dello stile che avrebbe trionfato nel secolo successivo. La storia dell'arte gli assegna un ruolo di minor rilievo rispetto al cugino Annibale, di 5 anni più giovane, la cui creatività non conobbe ostacoli, almeno fino agli anni dell'ultimo suo operare. Nondimeno, Ludovico fu artista di statura eccezionale, scopritore di un repertorio insolito di sentimenti e di forme nelle quali trasmetterli, che avrebbe aperto la strada allo stile barocco. L'operato artistico dei cugini fu agli esordi strettamente congiunto, anche se per età ed esperienza Ludovico appariva a capo dei tre. Insieme al fratello minore di Annibale, Agostino, i Carracci condivisero obiettivi comuni e lavorarono, quando richiesto, in stretta collaborazione. Ciononostante, i loro caratteri presentavano notevoli differenze e nonostante la comunanza di scopi e di pratica artistica, erano destinati a rendere la loro arte diversa. Malvasia descrive, opponendole a quelle di Annibale, le doti di profonda serietà e sicurezza di Ludovico. Ma è lo stesso artista a dirci con la sua arte molto di più del suo biografo. Fin dall'inizio Annibale si presentò come una splendida sintesi di personalità, dagli intendimenti chiari e potenti, quasi sempre coerenti nel loro insieme. Ludovico, invece, aveva una personalità complessa, spesso eccentrica sotto il profilo emozionale, ed era del tutto privo di quella capacità di controllo razionale ispirata dalle fonti classiche che Annibale possedeva. Le facoltà sentimentali di Ludovico potevano essere allo stesso tempo sia la sua grande risorsa che la ragione di gravi pecche. Egli fu un genio di grande statura, che esercitò un ruolo di vasta portata nella storia di un momento cruciale dell'arte italiana, ma fu un genio eccentrico e imperfetto. Da studente, Ludovico era stato chiamato il bue per la sua evidente lentezza e fu veramente lento nel suo processo di maturazione. Ludovico Carracci, Nuova Alfa Editoriale, saggio di Sidney Friedberg.